Eccoci, allora un saluto a tutti, siamo qui, faccio una breve presentazione, io, il professor Silvano Manganaro, il professor Italo Zuffi e Francesco Alberico, che in qualche modo è l'ospite di oggi. Siamo qui appunto per presentare il lavoro che Francesco ha attualmente in mostra, non visibile perché come ben sappiamo i musei italiani sono attualmente chiusi, speriamo di riaprano il prima possibile. Appunto, per presentare il lavoro che Francesco ha attualmente esposto alla Quadriennale di Roma in quanto vincitore del premio MIBACT Academy BACT, cioè un premio che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha istituito pensando ai 10 artisti under 28 delle Accademie di Belle Arti italiane. Hanno partecipato a questo premio più di 80 candidati, provenienti da 33 accademie italiane e Francesco è appunto tra i 10 vincitori del progetto ed è appunto attualmente esposto insieme agli altri 9 in una mostra curata da Ilaria Gianni alla Quadriennale di Roma. Quindi io non mi dilungo oltre rispetto alla presentazione, vorrei lasciare subito la parola a Francesco, che ricordo appunto è studente del Biennio di Scultura all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, per illustrarci il suo lavoro, un po' come dire la genesi e anche poi diciamo le modalità installative e in qualche modo faccio una panoramica sull'esperienza che ha vissuto in questi mesi. Allora, a te la parola, Francesco. Salve a tutti, ti ringrazio Silvano per la presentazione. Sì, come ha detto il professore, sono tra i 10 artisti selezionati per questo bando che ci ha portato a realizzare una mostra dal titolo Domani qui oggi a cura di Ilaria Gianni al piano terra del Palazzo delle Esposizioni. Adesso aperta ma chiusa a causa Covid, ma che è stata prorogata e verrà a breve riaperta. L'opera che ho presentato per questa mostra, il progetto, è una scultura. Una scultura di un cane legato con il guinzaglio ad un gancio affisso a un muro. È un'opera piuttosto introspettiva che nasce dall'insieme di alcuni miei interessi. Adesso ve ne mostrerò alcune foto per farvi capire di cosa parlo. Ecco qui. Ho iniziato a documentare, in particolare in Erasmus a Lisbona, una serie di cani che vedevo fuori dai negozi o fuori dai supermercati, dalle chiese, una serie di fotografie. Assieme a questa, serie di foto di questi animali verso cui sentivo una sorta di compassione o di a volte di identificazione. Ho accompagnato una ricerca su questo animale su vari testi, sia di tipo letterario che scientifico, e insieme una ricerca su cani appartenuti ad artisti, ad alcuni artisti che in particolare mi interessavano. C'era questa coincidenza per cui tanti artisti che mi interessano avevano posseduto animali, li avevano fotografati, penso a Brancusi, penso a Bastian Ader, a Andy Warhol, Rauschenberg, tantissimi, oppure a docenti dell'Accademia come Bruno Esposito, Margherita Morgantini. Questa coincidenza, questo interesse mi ha portato a realizzare molti disegni di questi cani. Dopo una lunga serie di disegni mi sono reso conto che questa immagine del cane legato al guinzaglio in qualche modo la sentivo molto vicina ad uno stato mio esistenziale. Mi sono reso conto in uno degli ultimi disegni che ho realizzato, dopo una serie di che questo animale che avevo rappresentato fantasticamente, questo cane immaginario legato al guinzaglio, in qualche modo mi anatomicamente. Era magro con le zampe secche, senza volerlo, una sorta di levriero. E questo niente, mi ha portato a voler trasformare questo disegno in una scultura che poi è stata scansionata e stampata in 3D con questo materiale
che è il PLA, che è un materiale di origine vegetale, che viene dal mais, in qualche modo dalla campagna. Mi piaceva questa idea di come fissare o concludere questa serie, questa lunga ricerca che ho portato avanti per circa un anno, con un oggetto non realizzato da me, un'immagine, che fissa un oggetto che non è presente, nella mostra, ma sta continuando il suo percorso altrove. Diciamo, un originale non è lì, l'originale non è in mostra, ma è nel mio studio, e continuerò a lavorarci su questa scultura, su questo animale, e in qualche modo in mostra appare una sorta di copia di questo corpo. E in generale, appunto, è una sorta di autoritratto, un modo di rappresentare un percorso, una camminata che sta proseguendo, sta andando verso luoghi, a me ancora ignoti, come guidato da un padrone, che porterà questa ricerca artistica, questa mia presenza altrove, lungo la sua strada. Ma Francesco, infatti, volevo proprio chiederti questo: in che momento per te, a livello così di processo, avviene questo passaggio? O almeno come si determina la scelta di alleggerire sostanzialmente il corpo della scultura? Perché se ho capito bene, questa versione iniziale, che ancora conservi studi, è fatta di materiali anche più pesanti, banalmente, no? Più, sì, diciamo proprio così, legati Sì, a una sostanza pesante, una materia pesante. Qui invece c'è questa forma quasi di guscio. In che modo come sei passato a questo, a questa versione, diciamo così, del lavoro in mostra? l'opera nasce dal disegno, viene trasferita in una versione che ho realizzato in gesso. Però questo gesso, in qualche modo, sentivo che fosse troppo, da una parte fragile, dall'altra vulnerabile, in qualche modo troppo vulnerabile, e appunto questo oggetto in gesso, ho scelto di conservarlo con me, anche a livello simbolico, e dare quest'ultimo atto creativo ad un corpo esterno che in qualche modo raffreddasse questo percorso che comunque mi ha portato a lavorare molto intensamente. Ma dato che parlavi appunto di qualche cosa che non sta veramente lì, se non in forma di immagine, però viene da chiedere se deve stia a questo punto veramente l'anima del lavoro. Perché se questa forma, diciamo, che è pensata per la mostra, in qualche modo si solleva dal corpo che è in studio e si trasporta in mostra, questa è una forma di anima anche piuttosto, diciamo, percepibile in questo modo. Quindi mi chiedo, ecco, dove stia esattamente la realtà di questo lavoro. Tu dici questa è una forma di immagine, mentre il lavoro rimane in studio e sta ancora subendo un processo di lavorazione, però diciamo anche questa sua forma alleggerita o appunto in forma di pellicola che è stata portata in mostra ha una qualità abbastanza pulsante. Per me almeno in questo senso. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è questa: rispetto alla se hai un dettaglio della testa, diciamo, di questo animale che prima ho visto scorrere, eccola qua. Ecco, una cosa che mi colpiva è questa: ho cercato di comprendere diciamo, quello che sta provando questo animale. E ho proiettato su questo animale una possibile attitudine, cioè quella di essere in uno stato di, così, di assorti in un pensiero, in un processo di pensiero, il che lo rende particolarmente umano. Cioè, noi immaginiamo il cane sempre in una forma di attivazione oppure di riposo, addirittura di sonno. Lui è abbastanza vigile, ma allo stesso tempo assorto in una forma di pensiero di qualche tipo. Non so come tu lo hai inteso nel momento in cui gli davi questa particolare postura. Adesso è un'immagine più allargata, questa comunque
è molto, molto forte come immagine, essendo una testa che anche alla quale sono stati sottratti, diciamo, dei lineamenti. Però ecco, è sicuramente una testa, ripeto, che per me è in un momento di, così, di pensiero ed è assorto in qualche forma di processo di questo tipo. Sì. Ecco, perché questo tipo di scelta, se possiamo chiedere? Esatto, io ho realizzato l'opera come se il cane stesse attendendo, non so, stesse esatto in un momento di ad occhi chiusi, in un momento di attesa, riflessione, esatto. Quindi c'è questa forma che in qualche modo riflette su se stessa. Cioè questo simbolo del cane legato magari può anche far immaginare un padrone che non torna più, è un cane che in qualche modo si slega e prende la sua strada Quindi autonomamente. è l'espressione di un'attesa sostanzialmente questa, Sì. l'espressione di un'attesa. E anche di una, come possiamo dire, di un desiderio che questa, di una speranza che il padrone faccia ritorno. Posso allargare ancora una domanda su diciamo, quello che è il contesto del premio? C'è stato i momenti di relazione anche con gli altri partecipanti? Oltre che con la curatela, vi siete incontrati, avete scambiato. E come è avvenuto questo? Il progetto si è sviluppato inizialmente incontrandoci in uno spazio espositivo che abbiamo esplorato insieme. Abbiamo guardato insieme, ipotizzando anche varie soluzioni a livello allestitivo. Poi purtroppo con il Covid non ci sono state grandi momenti di incontro, è stato un po' a distanza, devo dire. Però è stato bello, ci siamo rincontrati a volte online per discutere di alcuni aspetti. Anche quella forma è stata interessante di condivisione dei vari progetti che si aveva in mente di portare in mostra. È stato anche un momento di scontro, di definizione di alcuni rapporti tra opere che tra di loro avevano delle difficoltà a dialogare. È stato importante per la formazione delle opere finali. Ok, allora Francesco, io ti ringrazio. Da parte mia concluso, forse Silvano voleva ancora aggiungere qualche. Ma se io dico solamente due cose, diciamo in Due. chiusura, sì, confermano quello che diceva anche il professor Zuffi, che nonostante tutto mantiene, nonostante non abbia lineamenti, sia poi realizzata meccanicamente con una stampante 3D, mantiene la sua espressività, no? Quasi appunto uno sguardo pensieroso. Però la domanda poi era anche un po' sulla linea dell'ultima del professor Zuffi, era in merito invece a come si è svolto l'intero il bando fondamentalmente. Quindi tu hai pensato un progetto del lavoro che poi ti è stato finanziato, giusto? Quindi tu. No, è partito proprio da un bando in cui si presentava un portfolio e una lettera motivazionale rispetto a questa mostra. Quindi ho presentato un insieme di lavori e una lettera motivazionale. A risposta di questo abbiamo avuto appunto l'opportunità di lavorare con un budget che ci è stato offerto dalla quadriennale, dal Ministero dei beni culturali, un budget anche molto ampio con cui poter coprire tutte le fasi di produzione dell'opera, di trasporto, di assicurazione. Quindi è stato un progetto molto formativo per questo aspetto professionale di come è stata gestita diciamo, la realizzazione, l'organizzazione. Diciamo che ti sei misurato con una produzione a tutti gli effetti, con Sì. tutti i passaggi legati alla produzione, insomma, ai costi, alla relazione con la parte curatoriale, con gli spazi espositivi, con i colleghi. Diciamo che hai in qualche modo incontrato quello che è poi, diciamo, l'insieme che, diciamo, all'interno del quale abitualmente si.
si procede, diciamo, per l'attività almeno espositiva, diciamo così. Che poi immagino il catalogo della mostra su cui abbiamo lavorato, che è anche una parte importante di questa mostra, perché ogni artista è stato invitato a collaborare con un curatore o una curatrice. Nel mio caso ho dialogato con Lisa Andriani, che è una giovane curatrice che lavora anche come curatrice del Macro di Roma. Quindi i 10 artisti hanno realizzato 10 interviste e conversazioni, e verranno presentate insieme alle foto delle opere a un testo di Ilaria Gianni e altri testi all'interno di un catalogo che sarà presentato a breve all'interno dello spazio espositivo, non appena verrà riaperta la mostra. Insieme a questo verranno selezionati anche 3 vincitori di 3 borse di studio, che porteranno a realizzare una residenza all'estero in degli istituti di cultura prestigiosi. E questa sarà la fase finale di questo progetto molto grande. Ok, allora grazie Francesco, grazie a Italo. Io direi che possiamo Grazie a voi. chiudere qui con l'augurio appunto che appunto questo ottimo progetto del Ministero, quindi che vede appunto una collaborazione tra il MIBACT e il MUR e quindi le accademie possa essere replicato. In bocca al lupo ancora a Francesco e appunto ricordiamo che proprio in questi giorni sarà prorogata l'apertura della mostra fino alla primavera 2021 e quindi sarà possibile non solo appunto vedere il catalogo ma anche l'opera che appunto ricordiamo è esposta a Roma in Via Nazionale al Palazzo delle Esposizioni al piano terra. Quindi grazie Francesco, grazie Italo e come dire un Ciao. saluto a tutti. A Ciao, grazie. presto. A voi, ciao.